Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Sono esattamente 2 mesi che non pubblico un video qui sul canale. L'ultimo video che ho pubblicato appunto sul canale è quello inerente alla borsa al manico. Per chi ricorderà, appunto, il manico rettangolare, e poi all'interno di quel video vi spiegavo appunto che avrei realizzato un'altra tipologia di manico che poi non ho avuto tempo di registrare. Comunque, colgo l'occasione per ringraziarvi per i 16.200 iscritti, grazie, grazie a tutti e grazie per la fiducia, perché prendo ovviamente delle pause abbastanza lunghe. Molte volte il canale si autogestisce, però ugualmente noto che ci sono sempre dei commenti, degli iscritti. Insomma, vi ringrazio di cuore sempre e quindi cuoricini a tutti. Io ho tante cose da dirvi adesso, quindi adesso ho un po' l'idea un po' confusa. Ora partiamo step by step del perché in primis sto registrando questo video. Questo è un video barra chiacchiere e barra unboxing. Dico barra unboxing perché in pratica questo unboxing qui di BB Craft, questo pacco mi è arrivato esattamente 2 mesi fa. Infatti esattamente mi è arrivato il 4 luglio. Infatti si è fatto tutta l'estate insieme a me, ha preso polvere, è stato lì accantonato e quant'altro. Non ho neanche realizzato i progetti, insomma, stava tutto bello imballato e stavo aspettando di capire cosa volevo fare. Insomma, questi sono i 6 prodotti che io avevo scelto. Mi sono scritta all'epoca anche quello che avevo preso per quanto riguarda le misure, il codice sconto che l'azienda mi dà sempre, che è quello di Giulia, scritto con 2A 10 per avere il 10% di sconto sull'ordine. Vi mostro i prodotti. Allora, vi metto l'etichetta qui perché così almeno do un'occhiata per quanto riguarda le varie misure che me le sono appunto segnate, perché sono passati 2 mesi, sinceramente non ricordavo neanche quello che avevo preso. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo qui. Questo sono degli anellini che vengono utilizzati principalmente per le borse, ma volendo anche per dei portachiavi, perché no? Poi dipende anche dalla forma, dalla grandezza del portachiavi. Questi sono degli anellini abbastanza grandi con la chiusura, vedete, a scatto, a molla. Questi misurano esattamente 33 mm, spessore di 4 mm, diametro interno 26. Sono della marca Honey Handy, che in pratica su BB Craft questa tipologia di marca, cioè Honey Handy, è una di quelle marche che i prodotti costano un po' di meno. Quindi ve la consiglio. Ci sono tantissimi prodotti validi anche in acciaio. Questo, per esempio, non è in acciaio, ma ci sono anche altri prodotti, perché io cercavo proprio di questa misura perché mi serve per un progetto che poi andrò a sviluppare. C'era il diametro più piccolo, mi sembra che questi qui, che già l'avevo presi sì in passato. Questi qui sono in acciaio, però come vedete sono molto più piccoli e hanno un diametro interno piccolissimo. E per il progetto che avevo in mente non erano adatti, infatti la mamma e il figlio, vedete, sono davvero piccini piccini. Questi infatti sono in acciaio, sono sempre della marca Honey Handling e come prezzo sono davvero, cioè, piccoli piccoli piccoli, un prezzo davvero irrisorio. Ve lo mostro anche sul sito, proprio per farvi capire anche per quanto riguarda il prezzo. Aspettate, ok, copriamo tutte le informazioni. Vedete, Honey Handy, non so se si legge, costano 2,51 dollari. Ecco qui.
Io l'avevo scelto 2 mesi fa a 2,51 dollari perché era appunto in promozione. C'è scritto promotion, promotion. Qua poi ovviamente vi metterò in descrizione tutti i link di questi prodotti, così se volete spulciare, guardare, potete tranquillamente farlo. Quindi questi anellini mi servivano per realizzare appunto questo progetto che ho in mente. All'interno ne sono presenti 10 e adesso vi mostro anche gli altri prodottini prima che smonto il tutto. Aspettate che ho 1 minuto di autonomia della batteria. Aspettate. Ok, rieccomi. Non trovavo il caricabatteria perché, ripeto, sono stata 2 mesi ferma, quindi avevo tutto il materiale un pochettino sparso per casa. Quindi, dicevamo, gli anellini ve l'ho mostrati. Poi vi mostro questo che è uno stampo in silicone. Questo è il codice, poi il link ve li metto anche giù nell'info box. È uno stampo in silicone a forma di rosa, molto molto bello, anche ben fatto. Come potete vedere, la parte interna è lucida. Io questo però non lo andrò ad utilizzare per la resina, perché penso che questo genere di stampo per la resina sia un pochettino sprecato, ma andrò a utilizzarlo per la cera, per realizzare delle candele, perché immaginatevi una candela realizzata con questo stampo, sicuramente viene fuori una chicca. Ovviamente dovrò sicuramente andare a forare lo stampo per far fuoriuscire appunto come si chiama? Lo stoppino, ecco lo stoppino. E per far fuoriuscire lo stoppino in modo che poi posso tranquillamente far la colata di cera. Quindi davvero molto carino. Poi andremo a sperimentare insieme se vi va e seguirete, diciamo, tutti i vari tutorial che seguiranno per la collaborazione. Questo stampino misura 63 x 65 x 30 mm, quindi queste sono più o meno le misure. Misura sia all'incirca 6,3 cm, 6,5 cm. Ed eccolo qua. Davvero carino e ben fatto. Poi vedremo ovviamente la resa con la cera come sarà. Ovviamente sarà la mia prima colata di cera, perché un'amica che ringrazio mi ha regalato il kit per realizzare le candele e quindi ancora devo utilizzarlo. Quindi avremo l'occasione per testare quel kit e testare anche questo stampo. Poi, altro prodottino interessante è questo qui. Questo è il codice, ma qual è il codice? Aspettate che qua ne ho due. Comunque, aspettate, 60, sì, ok, questo qua. Ok, questo è il codice, perché l'ho visto qui che è 60, sì, 60, è questo qui. Quindi questo è un kit di targhette in ecopelle. Aspettate che smonto il tutto. Ce l'ho fatta. Della Marchio Envy. E sono queste targhettine con questa graziosissima scatolina in plastica e come vedete ci sono in diverse colorazioni, c'è celeste, marrone, ocra, verde, un verde salvia, lilla che è graziosissima, nera, pesca, marrone e che colore è? Un beciottino? Un beciottino. Quindi sono davvero carinissime. Aspettate, ora ve la mostro lilla. Sempre se riesco, che oggi ho le mani di pasta frolla proprio. Pasta frolla, endeavor forever. Guardate che carina. Handmade with love. La 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 la. Molto molto carina. Fatta bene. Come materiale, non lo so, è strano. Cioè, nel senso, è morbido. Sembra anche resistente. Io poi faccio i dry test davanti a voi. E poi è tipo scamosciato. Lì sopra c'era scritto che erano in ecopelle. Sì, targhette in ecopelle, però dà più la sensazione come se fosse vellutino più che ecopelle, o tipo un tessuto scamosciato, cioè dà quella sensazione lì. Però è molto molto carina. Aspettate che ve la mostro anche in altre colorazioni. Vediamo anche nera com'è. Allora, che poi è grigia, non è nera, vabbè.
pure caruccia. Aspettate, vi mostro anche le altre colorazioni, vediamo come sono. Questa pure è carina, che è una sorta di beige. Questo vabbè, è retro, vedete? Voglio vederla anche celeste, però aspettate, smontiamo tutto che ci frega. Allora, alcune hanno la scritta, come vedete, un po' più chiarina, e altre la scritta un po' più forte. Aspettate, voglio vedere anche quelle celesti come sono. Ok, vediamo sta celeste invece con la scritta blu. Vediamo questa marroncina con la scritta sempre marrone. Insomma, che ci frega, le buttiamo tutte quante lì. Questa è bellissima, mi piace davvero tanto. Insomma, sono belle tutte. Tutte le colorazioni sono belle, questa pure è bella. E vediamo la celestina. La celestina sì, già l'avevo vista. Sì, è tutta con questa color salvia. Insomma, sono tutte belline. Materiale tutti quanti uguali. Poi dopo me le sistemo con calma, le tolgo da sta bustina perché ormai magari me le sistemo qui in questa scatolina in modo che posso tenerle tutte quante lì precise. Insomma, me le vado a sistemare così. Non so se vado a dividere un'altra volta per colore, ma credo che le metto così e amen. Lo sbatti di andare di andarle a separare per colore, sinceramente adesso non ce l'ho. Comunque, le mettiamo tutte qui, sono carine. Per il progetto che ho in mente, sicuramente viene una cosa caruccia. Aspettate, ma non chiudo perché sennò faccio un casotto. E al limite l'etichetta, questa 60, la mettiamo, no, la mettiamo sul retro. Ecco qua. Così magari se devo riordinarle so effettivamente qual è il codice. Poi buttiamo il tutto qua, ok. Poi vi mostro l'altro progettino perché alla fine qua sto parlando tantissimo, perdonatemi. Sono due tracolline, non mi veniva il nome. Questa è la prima, che è quella più lunga. Magari il codice di sta tracollina è questo. Aspettiamo, vediamo. No, non è questo. Cioè, qua risulta FIND 00. No, non è questo. Comunque il codice della tracollina è questo qui. Poi vabbè, mi metto sempre i link sotto in descrizione. È una tracollina abbastanza lunga, sempre se riesco a toglierla dalla plastica. Ok, ci sono riuscita. Ok, è fatta in questo modo qui, nel senso, la parte questa qui della tracollina in alto è bella spessa, vedete, quasi 2 dita e mezzo, e poi pian piano questa tracollina si va ad assottigliare. E qui c'è poi la parte che poi va agganciata alla borsa. Ci sono questi pirulini che volendo si possono anche si può anche allungare un altro po', e ci sono altri due spazietti. Stesso discorso anche dall'altra parte. Ok, è ben fatta, davvero ben fatta. Il materiale sembra bello resistente, poi ovviamente io la testo, la provo e vi farò sapere se ci sono modifiche o se il materiale si spella o quant'altro, quindi devo testarla e provarla per dirvi ciò. Però si presenta perfetta, non c'ha né un rigo né niente, cioè non ci sono rigature, è fatta bene. Quindi potete anche vederla voi qui in video, la sto muovendo in tutte le direzioni, non ha nessun difetto. I gancini, non so se questi gancini qui siano in acciaio, aspettate che ve lo dico subito. Andiamo a vedere direttamente nell'ordine. Ok, questa qui. Questa qui, i gancini. Allora, traduciamo la pagina perché è tutto in inglese. Allora, c'è scritto tracolla e microfibra in pelle ecologica, ben fatta, ripeto, per borsa. Il prodotto è morbido, sì, infatti al tatto è abbastanza morbido. C'è scritto confermagli girevoli in lega,
Non so se si legge. Confermare gli girevoli in lega non è facile da arrugginire, il prodotto è di lunga durata. Quindi poi ci sono anche le dimensioni se vi occorrono. Comunque, feedback al momento positivo. Quindi poi la testo, la provo e vi faccio sapere se mi dura almeno una stagione. Che poi vista così sembra una cintura. Davvero molto bella. Poi vi mostro il penultimo prodotto. È questo qui, è un'altra tagoldina, questo è il codice, è giusto il codice? Aspettate che nel frattempo, no, non è giusto il il codice magari è questo? Sì, il codice di questa tragollina è questo qui, 14B, quindi magari 2 mesi fa le ho viste e poi ho scambiato bustine perché sono identiche. Comunque, ripeto, comunque i vari link ve li metto sotto e amen. Allora, questa tragollina qui è più corta, come potete vedere. È di quelle tragolline che appunto vanno sulla spalla, mentre quella lì si può utilizzare anche tipo a mo' di postino, ecco, tragolla lunga. Poi si nota la differenza fra l'una e l'altra. Questa è lunghissima e l'altra invece è corta. Questa anche sembra ben fatta. Un po' più rigida rispetto all'altra, però anche questa non presenta nessun rigo. La cucitura è fatta bene. Non so se vedete, cioè non c'è nessun difetto, almeno io non vedo nulla. Sembra ben fatta anche questa. Ok, pure le cuciture sono fatte bene. Io poi vado a vedere tutto nei minimi dettagli, lo sapete. Ci tengo proprio a farvi vedere le cose realmente come stanno. Niente, quindi mi sembra anche questa fatta perfetta. Poi testo anche questa, provo anche questa e vi dirò poi le mie considerazioni man mano che andrò avanti. Vi dico anche le misure di quella lì. Allora, apriamo. Traduciamo sempre la pagina perché sono una capra in inglese. Allora, questa è fatta. Questa mi dice che è un cinturino di ricambio per borsa in pelle, manici regolabili, cinturino in pelle di vacchetta. Infatti è un po' più duretta. Come odore? Sì, è l'odore della pelle. L'altra invece, aspettate che sniffo anche questa. Questa sì, come materiale è appunto in ecopelle, questa qui. Questa ha proprio l'odore della pelle. Sì, ha un odore molto più forte e pungente. Però è l'odore esattamente che ha la pelle. Anche se vi sniffate o annusate un paio di scarpe in pelle, è lo stesso identico odore. O una cintura. Che stavo dicendo? Ah, le lunghezze. La lunghezza è questa qui. Aspettate che vi mostro eccolo qui. Vedete, 45 sono scritte qua e cinturini di cambio in pelle, vedete? E poi quelle sono le misure. Niente, testo questa pure e poi vi faccio sapere che risanno, ecco. Poi l'ultimo prodotto che ho scelto è questa bobina gigante. Questo è il codicino. Ed è una bobina per, aspettate che si è tolto il coso qua. Ok, ce la posso fare. Ok, è per la corda in macramè. C'è scritto proprio cotton cord e cordon de cotton. Vabbè. La prima cotton cord e poi cordon de cotton, vabbè, sembra un scioglilingua. Marca Bene Create, fatta in questo modo. Questa mi sembra che era 100% cotone. Aspettate che vi leggo anche la descrizione di questo prodottino qui. Sì, infatti, è come dicevo prima, è una corda per macramè. Sono esattamente, eccole qua, corda per macramè, 100% cotone naturale,
Corda in cotone ritorto a quattro fili per appendere piante fatte a mano, appendere la parete, creare artigianato. Vabbè, queste sono parole chiavi. Il cordino è da 5 mm di diametro. L'ho preso appunto in bianco crema. E sì, aspetta, è 100% cotone naturale, biodegradabile ed ecologico da usare. Poi c'è scritto: il cavo è avvolto con una lunga bobina, comodo da tenere, ben organizzato, insomma, tutte queste manfrinate qui. Cordino in cotone naturale, ottimo anche per confezionare, imballare regali, per giardinarli, piante sospese, per decorare alberi e molto altro ancora. Infatti, l'uso che andrò a farne io è tutt'altra cosa di quello che ho letto adesso. Quindi, sperando che vada bene, poi ovviamente io testo, provo e vi mostro. Sì, credo di sì. È bello, bella consistente. Niente, spero che tutta sta bobina. Esattamente quanti metri è? Aspettate che ve lo dico, non mi ricordo. Sono 100 metri di lunghezza, 109 yard. Ok, quindi 100 metri di lunghezza, io credo di poter realizzare il progettino che ho in mente. Niente, non so sinceramente se andrò a sviluppare questo progetto qui in collaborazione o un altro, e in tal caso questo qui poi lo svilupperò per, tra virgolette, fatti miei senza collaborazione, ecco. Cioè, i video che devo realizzare in collaborazione, lo sapete, i tutorial ne sono due. Mo, se il primo video, se il primo video realizzo quello con la candela, il secondo andrò a realizzare o l'uncinetto o questo con la corda, non lo so. Mo, devo un attimo capire come sviluppare i video. Niente, ragazze, il video sermone termina qui perché è lunghissimo sto video. E niente, sperando che avete capito anche il perché sono stata ferma 2 mesi, per poter capire, per poter valutare se andare avanti con le collaborazioni o meno. Io ho cercato di vedere la situazione come se fossi un'estranea che valuta il tutto, gestisce il tutto e cerca di comprendere come voglio andare avanti, come evolvere la situazione, come gestire il tutto, ecco. Niente, l'unboxing dovevo per forza farlo perché è da 2 mesi che c'ho sto pacco, quindi l'unboxing fatto. Farò anche ovviamente i due tutorial in collaborazione con l'azienda e poi man mano capirò cosa fare, se continuare o meno con le collaborazioni. Corso di correttezza mio personale, ovviamente un pacco di 2 mesi non posso lasciarlo ancora lì fermo, perché devo decidere, quindi questi video li farò e poi man mano capirò se andare avanti con le collaborazioni o fermarle, stopparle o quant'altro. Quindi vedrete tutto, diciamo, appena decido, ecco, appena capisco come muovermi, da farsi e tutto. Un bacione e alla prossima. Ciao!